Che palazzi così brutti. No, però l'impostazione è altissima. Non lo so. Allora, parliamo con la nostra amica Torre. No, ho sbagliato. Esatto, connetta al jetway. Kilo 001, could you please connect the jetway to the aircraft? Zar Caroline Zulu Kilo 001, okay. The jetway is going to be connected. Ma che cosa strana, la connessione è instabile. Carica i passeggeri. Thank you.
0 PSR 1, be free to close the doors once everyone's on board. Thank you. Okay, great. Moment done. Allora, ci siamo, passiamo un po' sta musichetta che un po' mi nervosisce, eccoci qua. Allora, entriamo in cabina, intanto che siamo quasi arrivati alla fine del caricamento dei passeggeri, dell'onboarding. Allora, poi facciamo due chiacchiere con la torre, che dici? Allora, richiediamo autorizzazione al ferro. Allora, 11.000 piedi, impostiamo il nostro bel pilota automatico a 11.000 e ce ne andiamo belli belli a Roma. Leggiamo l'autorizzazione. Allora, ci ha autorizzato per la pista 17D. Vediamoci un attimo la pista 17D. Allora, 17 destra, quindi 17 right. Allora, innanzitutto 17 è questa qua. 17 destra. No, ci ha dato, che ha detto 17 destra, sì, 17 right, sì, perfetto. Servizi di terra, disconnettiamo la jetway, abbiamo finito l'imbarco dei passeggeri. Ok, perfetto, chiudiamo l'autorizzazione al rullaggio. Ok, io 7D. Perfetto. Allora, confermiamo il rullaggio. Perfetto. Chiediamo a questo punto pushback. Oh, tutti seduti con la cintura, tutti cinturati. No, sbagliato, scusate. A posto. Togliamo il freno parcheggio.
e andiamo. Pushback. Dai. Sì, entro oggi però possibilmente, perché ho un orario da rispettare. Allora, purtroppo alcune volte Flight Simulator fa questa brutta cosa, non so se la conoscete, che è quella di dire sì, ti autorizzo il pushback ma non ti mando nessuno, quindi interrompiamo il pushback e glielo diamo. Guarda. Richiedi pushback, adesso comparirà come per incanto la macchina del pushback, eccola qua, e adesso lo fa. Non lo sapevate, eh? E adesso lo sapete. Com'è quello di TikTok che fa? Boh, ce lo sai. Tenta non sbagliare, che mi rompi il carrello. Non mi rompere il carrello. Mi stai rompendo il carrello. Mi stai rompendo il carrello? Sì, me lo stai rompendo, ci sto passando attraverso. Adesso ti sposti magicamente verso sinistra. 1, 2, 3. Ecco la magia. Ale, dai. Facci vedere la magia. Eccoci, eh. Ecco la magia. Va bene. Ora io mi confondo sempre se devo dirgli di girare a sinistra o a destra. Mi confondo sempre. Ok, adesso devo andare, l'aereo deve andare a sinistra, quindi noi diciamo che vogliamo il pushback a sinistra. E guarda magicamente come ci sbagliamo. No, ce l'abbiamo presa, visto? Ok, interruzione pushback. Perfetto, torniamo alle realizzazioni, diamo al copilota la parte della radio che in questo momento non ci frega più niente e andiamo sulla nostra pista di decollo. Avviamoci. Mi piace molto di più. Mi piace molto di più la visuale dall'alto. E la soddisfazione dei nostri passeggeri è al 46%. Allora, continuiamo con il nostro rullaggio. Tanto visto che mi trovo, mettiamo il direttore di volo. C'è tanto EasyJet. Ah, c'è Eurowings, famigerata compagnia aerea di un bruttissimo disastro aereo in cui non voglio neanche ricordare, sulle Alpi francesi, più grosso disastro aereo per la Francia. Io vedo poco, vedete, io aumento un pochino la luminosità, ecco, ecco che vedo poco. Scusatemi il colpo di tosse, ma ci sta. Che fastidio quando c'è un due aerei insieme
nello stesso parcheggio. E questo l'errore del controllo del gate del parcheggio. Che come tutti voi sapete, in realtà c'è controllo volo, controllo terra e controllo gate. Noi ce ne andiamo. Oh, un aereo sta atterrando, eh? Noi ce ne andiamo direttamente senza carrelli a terra. Bello. Ce ne andiamo direttamente qui. Mi sento molto più leggero, il caso di dire, rispetto a Train Simulator, eh? Molto più a mio agio. Devo ristallare perché ho cambiato macchina, devo ristallare Fly by Wire, che da un non so che di professional, di simulazione più simulazione di questo. Ok. Beh, la soddisfazione dei passeggeri è aumentata al 68%, ragazzi, eh? Da 40 che era scesa al 68. Che è, oh? Che dice? Perché abort the golf? Ma no, perché ma dimmi te, in automatico ha visto commentato troppo le manette e lo dava come take off. Vabbè, scemo, non è un take off. Vabbè, siamo alla pazzia. Ma sì, continuo take off. Ma non stiamo sulla pista. Ma che dici? Che dici? In mente. Che fastidio questo asfalto bianco. Chiediamo autorizzazione al decollo. Malpensa Tower Zark Airlines Zulu Kilo 001 ready for departure runway 17 right IFR to Fiume. Zark Airlines Zulu Kilo 001 altimeter 29 decimal 57 at 11. Ok. Siamo autorizzati al decollo. A questo punto accendiamo le luci di decollo. Off, via sulla pista, off, ali, togliamo, tanto c'è luce, non ci interessa, le strobo sono automatiche, eccoci qua, ci siamo. Decollo. Take off. Gear up, please.
Ok, decollo effettuato. Allora, signore e signori, dobbiamo effettuare il nostro bel decollino da Milano Malpensa. Guardare bene le montagne dietro. Abbiamo il sistema più automatico, tutto procede per il meglio fino al prossimo schianto. Ok, facciamo una bella fotona così. Ottimo. Rientriamo in cabina. Ora c'è una virata che se la ricordano. E ci facciamo il nostro bel viaggetto Roma, sì, Roma, Milano, Roma, appunto. A questo punto io approfitterei per sentirci un po' di musica e un paio di brani, e poi dopo ci diciamo un po' di cavolate. Buona visione. The first blow.
it straight. I'm running past you in this safe place you found. But this was never what I dreamed of. Tell me you're not afraid. I'm giving all I can, but I don't understand. Wake up, you're giving in, but I don't think you will. Keep up, you're holding still. Reach for me now. Allora, ci dice che salì a 17.000 piedi e 230 nodi. Allora, lo IAS non me lo fa regolare, perché sul piano di volo, sì, me lo fa regolare invece. No, non lo fa regolare. Ah, 17.000 sì. Però non mi pare che stia andando. Esatto. 230 nodi, però il problema è regolare lo IAS. Vediamo se me lo fa regolare da qua. Ma so io che ci vedo male o speed. Esatto. 230 nodi. Ok. Se ne stra frega. Vedi, lo metto a 230, no? 227. Ma lui se ne frega. Centrati, non l'avevo già selezionata. Sì, ma non me lo va a fare. Io sto integrando, ma non me lo fa mettere. Mannaggia, questa cosa devo capire come funziona, non ho ancora capito. Andiamo a 17. Oh, diamo un'occhiata che sta facendo, che stanno facendo i nostri passeggeri. Vediamo, ad esempio, uno dorme. Questo sta dormendo. Worth Holly sleeping, sta dormendo. E anche abbastanza soddisfatto comunque. E poi nessuno sta bevendo. Ah, diamo la bevandina, va? Così saranno contenti. Vediamo dove siamo. Noi siamo ancora Nord Italia, parecchio Nord Italia. Certo, è comunque la grafica di questo gioco con questo computer è fantastica. Voi non riuscite a vederla a 4K, ma vi dico che è fantastica. C'è una definizione anche semplicemente di appezzamenti di terra che è mostruosa. Ok, siamo arrivati a 17.000 piedi.
Allora, oggi c'è stato lo sciopero dei treni. Per chi non lo sapesse. E un amico mi ha detto che questa mattina nella stazione ci stavano addirittura i capostazioni, aspettate che salgo a 23.000 piedi, capostazioni che facevano mettere i treni in maniera tale che bloccassero la linea ferroviaria e che non facessero passare altri treni. Ora, che ne pensate voi di questa cosa? Fatemelo sapere. Direi che siamo arrivati al punto di farci un altro spezzone musicale. A dopo. Eccoci qua, siamo tornati. Guardate che spettacolo il dettaglio di questo, di questi campi sotto di noi. Allora, direi che diamo un'occhiata. Oh, guarda che aereo sotto, missile. Allora, abbiamo quasi raggiunto i 23.000 piedi, che è la nostra quota di crociera. Stiamo distribuendo le bibite in questo momento, del caffè, e andiamo a vedere come la gente è contenta. Allora, una sola persona sta dormendo, 46 persone usano il wifi. Nessuno sta bevendo. Allora, per esempio, andiamo però a vederci i passeggeri. Tipo questo. Tu chi sei? Tu sei Stone Kills, molto soddisfatto, eccellente, partito da bere, molto contenti. Va bene, chiudiamo questo. 28.000 piedi, stiamo salendo a 28. O mandare un messaggio all'amico per sapere se ci fa compagnia su Twitch in questo brevissimo volo. Vediamo che ci dice. Magari si unisce a noi e diciamo un paio di cavolate. Se volete, mandare un messaggio che si chiacchiera insieme, insomma.
Allora, abbiamo finito di distribuire le bevande e i passeggeri sono contenti all'84%. Non so se voi avete mai visto o conoscete Safe Load in Cargo, un'applicazione molto carina per ciò che riguarda la simulazione di passeggeri. Allora, mio amico dice: mi posso collegare con il computer ma non può venire live. Vabbè, collegati. Bene, collegati con noi alla grande. Wiling 6225, scendere e mantenere quota 36.000. capirai quanto stavi. 9.28 è il nostro, è la nostra quota di crociera. Stiamo passando già gli Appennini, e che vediamo un po' dove siamo. Già stiamo a buon punto. Eh sì, eccoci qua, stiamo passando gli Appennini. È previsto l'arrivo al reparto di Fiumicino tra circa 40 minuti. Vediamo se si collega il nostro amico comune. Divertente il video precedente che abbiamo fatto di Train Simulator, che non conoscevo. La grafica lascia molto a desiderare, anche perché stavo giocando a 4K e onestamente non mi soddisfava per niente. Abituato come a Flight Simulator, che chiaramente ha un altro tipo di dettaglio spaziale, direi spaziale, non so che ne pensate voi, ma Flight Simulator stiamo a dei livelli altissimi come dettaglio, e questo invece era molto basso, nel senso un po' anni 90. Non per niente il gioco è uscito appunto negli anni 90, ma non è mai riuscito a, cioè non hanno mai fatto un upgrade, per cui la grafica è rimasta quella. Poi io dico a cubettoni. Stai rallentando in maniera abbastanza pesante. Quale motivazione mi dai a questo rallentamento così pesante? Eh? Perché rallenti così? Ah, perché giustamente, sì, cioè sono un cretino io. Hai finito la salita. Scusa. Hai ragione, adesso scendiamo, non ti preoccupare. Ho detto qualcosa, non so cosa ho detto, ma qualcosa l'ho detta. Molto importante. Vi ricordo che stiamo facendo tratta Milano Malpensa Roma Fiumicino. A Roma Fiumicino in questo momento sta piovendo. No, Fiumicino non lo so. A Roma Centro sta piovendo, che è dove sono io. E vedremo com'è l'aeroporto di Roma Fiumicino. Dovrebbe anche lì piovere in teoria. Siamo sempre sugli Appennini. Allora, diamo un'occhiata dove siamo. Sì, stavo giocando col mouse della macchina streaming, quindi era un po' impossibile che riuscissi ad aprire questo. Vabbè, più o meno, stiamo Alta Toscana, forse? Alta Toscana. Comunque sono molte più le persone che guardano Flight Simulator che non quelle che guardano Train Simulator, questo lo posso dire con certezza ormai, matematica. La prossima settimana vorrei streamare su un nuovo gioco, fatemi sapere se avete delle preferenze e che volentieri vi ascolto, perché onestamente non so proprio dove
sbattere la testa, nel senso che ci sono diversi giochi nuovi, di case anche non blasonate, non così importanti, che però possono essere molto carine. Vi faccio alcuni esempi. Adesso vi dico qualche esempio di gioco che vorrei conoscere insieme a voi. Allora, uno è Dredge, non so se conoscete Dredge, è un'avventura di pesca per giocare, da giocare da singolo, con una corrente, diciamo così, con una una visuale, una grafica un po' sinistra. Praticamente devi vendere pesci, migliorare la barca e dragare le profondità del mare alla ricerca di segreti sepolti da tempo. Non è male, la grafica è un po' particolare, però vorrei, ecco, vorrei streamarla. Si chiama Dredge, non so se lo conoscete. È un titolo presente in questo momento su Steam. È l'unico che mi sta ispirando, perché ci sono tanti altri titoli che sono anche interessanti, ma che non mi ispirano. Cioè, tipo Everspace 2, che sicuramente qualcuno di voi ha conosciuto, ed è un'avventura spaziale, diciamo così, però queste avventure spaziali sono un po' troppo ridondanti spesso, no? Si parla di prendere l'astronave, di sparare ad altre astronavi, ad altre strutture, insomma un pochino non mi fa impazzire. Fatemi sapere voi, chiaramente, cosa ne pensate. E poi ci sono praticamente le altre novità che stanno uscendo. Sono The Exit, che è un'esplorazione con vari rompicapo. Questo dovrebbe essere carina, se non fosse che la grafica non è entusiasmante, anzi a cubetti non mi fa impazzire. E questi sono i titoli che vi dico che più mi ispirano, diciamo, tra virgolette. E poi ci sta, vediamo che altro c'è come uscita a breve. Ah, ci sta Manor Lords, quello quando esce sarà un titolone che sicuramente giocherò. E previsto l'uscita però nel 2023, non so esattamente quando. Quello è un titolo che mi piacerebbe molto giocare. Però nel frattempo veramente l'unico che mi viene in mente, a cui mi piacerebbe, insomma, dare un'occhiata, è quello che vi dicevo, Dredge. Comunque, se avete voi dei titoli che vi piacciono di più, che volete comunque che magari li provi per voi, e fatemelo sapere, insomma, scrivetemi in chat e cercherò di soddisfarvi, insomma. Allora, sotto di noi sempre gli Appennini. Contattiamo Roma Centro perché ci stiamo avvicinando. Direi che ormai siamo in Toscana piena. A questo punto mi metto ancora un po' di musica e ci aggiorniamo fra poco, un paio di brani.
Allora, direi che è arrivato il momento di distribuire ancora un po' di bevande. Vabbè, oh, però dai un taglio, brava. E allora, giusto per chiacchierare un po' così sul canale, e facciamo un attimo la classifica dei giochi più giocati. Allora, in questo momento ci sono 1.300.000 persone circa che stanno giocando a Counter-Strike Global Offensive, che non sono proprio pochissime, 1.300.000 persone, sto parlando di Steam, che in questo momento stanno giocando a questo gioco. Al secondo posto abbiamo Dota 2, non so se avete mai visto questo videogioco. Dota 2, secondo me, però la mia personalissima idea, assomiglia molto, almeno nella descrizione, a Fortnite, cioè nel senso è un gruppo di persone, aspettate, dobbiamo scendere a 19.000 piedi, si è detto bene, impostiamo il piano automatico e poi procediamo per la discesa. E dicevo scusatemi, assomiglia molto a Fortnite perché è un gruppo di persone che viene, però a gruppi, che viene praticamente paracadutato in un'isola e bisogna sopravvivere, è uno sparatutto, per cui è quello lì che un minimo riprende la meccanica di Fortnite, secondo me, poi chi può dirlo. 370.000 persone è al terzo posto, si candida Apex Legends. Apex Legends, che è il premiato Battle Royale, no? Gratuito, sviluppato dalla Respawn Entertainment, e quindi questo è al terzo posto. Comunque mi deprime un po' il fatto che, ecco, ai 4 posti, perché il quarto posto è sempre più o meno a pari metro con Apex, cioè Bugs, che è Battlegrounds. Mi sto zitto? Dai. Aspettate, Fisco parla io. Ho finito, ok. E vi dicevo, la cosa che mi deprime un po' è che ai primi posti ci sono tutti spara tutto. Cioè non ci stanno giochi, no, platform, piuttosto che giochi, chiamiamoli tra virgolette, divertenti, cioè da un punto di vista quasi spiritosi, no, ci sono tutti spara tutto, e questo mi lascia un po' perplesso, insomma, non mi fa molto piacere, ecco. E al quinto posto, alla metà dei giocatori, quindi circa 120.000 giocatori, ci sta Grand Theft Auto 5, che non c'è bisogno di dirvi cos'è perché tutti conoscete e sapete di che si parla. E arrivo fino al decimo posto. Al sesto posto ci sta Path of Exile, e poi ci sta al settimo posto un altro Call of Duty, il Modern Warfare 2. All'ottavo posto Rust,
so se conoscete, che è un videogioco vietato ai minori, quindi è un videogioco un po' particolare. Poi abbiamo Wallpaper Engine, vabbè, questa è una stupidaggine di Steam. Poi abbiamo Destiny 2 al decimo posto. Quindi la cosa che veramente mi dispiace è che ci abbiamo sostanzialmente quasi tutti i titoli dove si spara. Ecco, questo la dice un po' lunga, no? Questo un po' mi dispiace, insomma, non mi fa piacere, chiaramente. Però adesso non, forse non è il momento di fare filosofia, cioè, se vi piace, per carità, la facciamo, ma altrimenti forse non è il momento di fare filosofia. Comunque, ecco, volevo giusto darvi questo incipit su quelli che sono i videogiochi, i 10 videogiochi più giocati sulla piattaforma di Steam in questo momento e nell'arco della giornata, insomma. Esagerato prima? Oh, 13.000. Aspettate che ricordiamo il pilota automatico a 13.000 e ci andiamo in vertical speed, anche leggermente più pronunciata. Ok, dicevo, vi ha lasciato un pochino perplesso quello che vi ho detto prima sui giochi più popolari, e purtroppo questa è la situazione. Che dobbiamo fare? Niente, dobbiamo solo prendere atto di questa cosa. Mi dispiace un po'. Oh, invece volevo parlarvi di questo videogioco che ho nella mia libreria, ed è il, adesso ve lo dico, aspettate, che è sostanzialmente Prison Architect. È particolare, praticamente è, non voglio dire un simulatore, perché non è un simulatore, però tu ti trovi nei panni del direttore di un carcere e devi sostanzialmente cercare di far accrescere il tuo carcere, costruendo magari nuove celle, nuovi spazi comuni, nuove docce. E questa è una cosa che vorrò farvi vedere nei prossimi giorni, perché è molto interessante ed è simpatico come gioco. Se è simpatico, no, perché il tema trattato non è che sia proprio simpatico, però è molto carino. Come un altro videogioco, adesso non ricordo il nome, in cui tu sei il direttore del cimitero, quello è simpaticissimo, quello lo facciamo sicuramente insieme più in là, quello è molto carino. Però ecco,
torno a dire che poi alla fine chi fa veramente i numeri, magari oltre a alcuni personaggi di Pet Simulator indubbiamente, piuttosto che di qualsiasi altro gioco, ma dove invece è proprio accentrato la maggior parte degli utenti che guardano le dirette, non solo, purtroppo sono gli sparatutto. Lo so, io ce l'ho questa cosa, ce l'ho, che bisogno c'è di utilizzare sparatutto in continuazione? Cioè, io rimango perplesso, anche perché di solito sono molto i giovani che utilizzano questi videogiochi. Lo so, sarò bigotto, sarò vecchio, però comunque un minimo ci penso. Quando mio figlio magari vuole giocare sempre a Fortnite piuttosto che altri giochi di questo tipo, un po' ci penso, ecco, un po' ci penso. Ma va bene, non mi va di annoiarvi e vi faccio ascoltare un altro brano della collezione di, chiaramente sempre, Soundtrack by Twitch, che si chiama Nightmare e di Eternal Boy. Eternal Boy, Nightmare. Come potete vedere, come vi avevo già preannunciato, Roma si piove, per cui è molto nuvoloso. Stiamo scendendo a quota 7000 piedi, come richiesto dalla torre di controllo. Vediamo un po' le ultime comunicazioni. Praticamente dice 3000. Sì, perché me l'ha scritto 7000? Non lo so manco io. Per
perfetto. Entriamo adesso in un banco di nuvole e ci vediamo al di là. Siamo quasi arrivati, ragazzi. Perché non mi sta portando a vertical speed come ho detto io 2000? Non lo so. Se ne sbatte. Mi piace questo pilota automatico che se ne sbatte. Molto bello. L'atterraggio verrà fatto con gli LS, che probabilmente tutti già conoscete, sapete cos'è. Eccoci entrati nel banco di nubi. Molto 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 bello, perché non si vede assolutamente niente. Ecco, ecco. Ale. Allora possiamo intanto chiudere questo che non mi serve più. Ma quanto chiacchierano? A questo punto accendiamo anche le luci sulle ali. L'orologio non mi servono e la pista non mi servono. Ecco qua, signore e signori, vi presento Roma. Roma, senti là la R, che non è Roma come direbbero i siciliani, ma è Roma. Il fiume Aniene sotto di noi. Ecco qua, sparite le nuvole. La stazione Termini è la vostra destra. Siamo quota 3400 metri per quota 3000. La stazione Tiburtina qui sulla sinistra. Facciamo anche una fotina per i nostri amici di Instagram. Fammi entrare in cabina, mo ci sarà una virata che metà basta, la famosa virata che metà basta, una mezza virata sarebbe. Viriamo. Adesso urleranno i passeggeri, o forse no, no, pensavo peggio onestamente. Guardate Roma dal finestrino del secondo pilota. Eccoci che ci dirigiamo all'avvicinamento. Mettiamo l'LS e vediamo. Siamo più o meno allineati. A questo punto attacchiamo gli approach. Approccio attivato. Ecco la pista davanti a noi. Oh, ci sta un aereo davanti a noi, eh? Figo. Siamo nel corridoio di discesa. E adesso atterriamo
Roma Fiumicino. Avvicinamento concesso, estendiamo i flap, adesso ci mettiamo in visuale esterna per vedere i carrelli che scendono, che è una cosa che mi piace assai. Facciamo scendere i nostri carrellini. Carrelli estesi, siamo addirittura in arrivo all'aeroporto di Fiumicino. Signori, vi prego di allacciare le cinture e di non fumare, anzi no, di fumare magari qualcosa che vi aiuti a rilassarvi per l'atterraggio, che sarà sicuramente molto brusco, come la Zacca Airlines vi ha sempre insegnato e sempre fatto vedere. Autorizzate la pista all'atterraggio. Siamo un po' stortini, ma non fa niente. Ok. No, ma fallo un altro segnale, un altro bling bling, eh? Se ti capita, fallo. Non capisco perché tutto storto sto. Siamo in perfetto orario, ora atterraggio, ore 19, ora locale, per cui siamo perfetti. Prevista 19, sono 18. Oh, ci sta un aereo che si sta preparando, sta rullando per la pista, eh? E ci sta un aereo sulla pista. Eccolo qua, c'è ancora un aereo sulla pista. Ti devi spostare, perché noi dobbiamo atterrare. No, c'è un aereo sulla pista, ti prego, ti devi togliere. Io ti schiaccio, eh? Non mi frega niente. Che vuol dire procedere in crociera? Sì, sì, io atterro. Uscire dalla pista, usciamo dalla pista. Ok, siamo usciti, dacci il rullaggio, ti voglio bene. Pushback, rullaggio al gate, dai. Taxi to gate 410 using taxiway Bravo Foxtrot Bravo Golf Papa.
Andiamo al nostro taxi e scarichiamo i nostri passeggeri, che sono contenti 85%. Mi pare che sia stato uno dei migliori atterraggi che abbia mai fatto. Magari mai no, però molto buono questo atterraggio. Allora, direi che tu ti puoi togliere. Ok. E noi ci andiamo a mettere nel nostro parcheggio. Il nostro parcheggio bello. Il parcheggio dell'aereo, molto bellino. Sembra di fare il rally. Il rally, aspetta che accendiamo un attimo per farci vedere dove siamo. Sì, dovrebbe essere dopo l'Italia per capirci. Esatto. Teniamolo acceso fino all'arrivo al gate, poi lo spegniamo, ci facciamo dare il pushback. Ti fai il giro così, vedi, meno male l'ho lasciato acceso. Manteniamo posizione. Porca puzzoletta! Manteniamo posizione. Ma là sei matta, oh! Mi fai frenare, poi riprendere, poi si incavolano 85%. Sei matta. C'è l'omino che ci fa i segnali con le bacchette? Dai, è troppo figo quello, non c'è. Maledetto! Non ci sei. Perché non ci sei? Ok, chiediamo a questo punto della torre. Chiediamo il pushback. Jetway. Così da poter scaricare i passeggeri in arrivo a Fiumicino. Signore e signori, siamo arrivati, tutti hanno spappolato contro il vetro. Siamo arrivati all'aeroporto di Fiumicino, Roma, aeroporto Leonardo da Vinci. Vi auguro una buona permanenza a Roma, spendete tutti i soldini che avete nel portafoglio, ecco. Attendiamo lo sbarco dei passeggeri e poi vi saluto. Bene, allora ringrazio tutti voi che mi avete seguito e ci vediamo al prossimo volo e vi auguro un buon fine settimana. Ciao a tutti.
Eccomi. Io non riesco. C'è una casa? Sì, io c'ho un po' che è interno. Ok. Se vuoi, se no non c'è mai problema. Sì, lo so, me l'ha detto già mia sorella.